tornati, prima di fare le cose sfiziosissime, fammo un'altra cosa più sfiziosa, cioè vedete, iscrivete, andate a lasciare un commento, lasciate un like e condividete, commentate se non l'ho già detto, insomma aiutateci, ok? Oggi andiamo a fare una ricettina, un dolcettino, una cosa buona. Quelle che tu dici, quasi quasi me ne faccio 3-4, dal titolo dovresti aver già capito di che si tratta. Andiamo a vedere le crepe alla Nutella. Allora, cosa ci serve per fare le nostre crepe alla Nutella? Sembrano complicate, ma in realtà vi posso assicurare che non lo sono. Ci serviranno, allora, mo vi spiego. La ricetta prevederebbe la metà di tutto quello che state vedendo. Io adesso vi dirò anche la quantità. Per farne circa 7-8 servirebbero 3 uova, ma noi ce ne avremo 5, perché senza, comunque ne andrebbero 3. Andrebbero 250 g di farina, noi ce ne avremo quasi mezzo chilo. 100 g di burro ce ne abbiamo, ma ne andrebbero 50. 1 litro di latte, ma ne andrebbe mezzo litro. La Nutella, che vabbè, non c'è sta per non fare pubblicità, ma abbiamo capito di che stiamo a parlare. E lo zucchero a velo serve alla fine per metterle sopra. Quindi adesso, senza starci a perdere troppo di tempo, andiamo a montare tutto quanto. Allora, come funziona qua la faccenda? Chiappiamo le nostre uova e mettiamo dentro. Poi questo lo rimetta uno, se ci riesco. Ok, gli ho dato già una sbattutina. Adesso prendiamo il nostro burro sciolto nel microonde o in padella, fate come vi pare, insomma liquido, e ci lo mettiamo in piano. Ok, abbiamo sbattuto pure quest'altra scocciatura. Mo, dobbiamo mettere il latte. Vabbè, tra un po' riesco a metterlo tutto, se vediamo quando ho finito. E ridiamo un'altra sbattuta. Vado, Allora, questo lo lasciamo acceso mo, perché abbiamo finito di sbatterlo un po'. Poi dobbiamo mettere la farina, quindi sempre questo acceso, rifiliamo e andiamo a mettere la farina che precedentemente noi abbiamo già setacciato. Quindi dai. Ok, mettiamo tutta la farina piano piano, ok? Saremo tra un pochetto. Mi raccomando, state attenti ai grumi. Continuate a sbattere. Eccoci qua. Allora, come potete vedere, spero, mi avvicino un pochettino, è diventato omogeneo ed è abbastanza denso. Non troppo, vedete? Perché comunque rimane liquido, deve essere una colla, ecco. Ora, fatto questo, va coperto. Ok, noi ci mettiamo il piatto. Voi, se riuscite, in qualche modo mettete la pellicola. Questo adesso va a riposare una mezz'oretta nel frigorifero. Questo perché prima di cuocere deve essere fredda, altrimenti non fa le bolle quando le mettiamo sulla piastra. Riassunto è quello. Quindi ci vediamo tra una mezz'oretta per continuare il resto. Dai, dai, ciao. Passata sta mezz'ora, mo scopriamo. Eccola qua, bella. Omogenea, liscia, come potete vedere, come impasto, Mo, questo ce lo portiamo qua, laggiù, e andiamo anche noi laggiù, andiamo. Ok, piastra calda, che se è quella per le crepe, adesso andiamo a provare, che per me è la prima volta a farla qui, di solito l'ho sempre fatta sulla cosa per fare le crepe, quindi mi avvicino piano piano. Ecco qua, servirebbe l'attrezzino, quello, ecco, ce la spargiamo pianin pianino così, in modo da sporcare tra virgolette per benino tutta la nostra pentolina, vedete? Eccolo, vedete che già si sta, un attimo, vedete, è pure abbastanza veloce a fare sta roba. Adesso aspettiamo un attimino che ci aiuteremo con una spatoletta. Ok, eccola, quindi come sto fa? Guardate ragazzi che qui è facile, con gli attrezzi che c'è in questo momento a disposizione, eccolo, tac, più o meno, hai visto? Il giro è questo. Ora la facciamo cuocere anche da quest'altro lato, più o meno come questo, la tiriamo fuori e la condiamo. Ok, io direi che qua siamo pronti. Diamo un'occhiata, ma. Ah!
questa, eccola, vedete quando fa questo coloridino, allora ci siamo veramente. Eccoci qua, perfetto. Adesso la togliamo e andiamo a metterla dentro un piatto e facciamo tutto il coso. Ok, eccoci qua, questa abbiamo detto, abbiamo sfornata. Mo un coltello possibilmente un po' più grossino, la Nutella mi raccomando che sia non da frigorifero, perché altrimenti qui non la mettete più. Ok, ci siamo, la spandete, tac, nella vostra mezza parte. Immaginate che questa è divisa in due parti, mezza luna da una parte e mezza luna dall'altra, ok? Non si va, non si mette su tutte e due, si mette solo da una, ecco, così non siate avari, ok? Mo questa non facciamo altro che chiuderla così, chiuderla così, la mettete un po' più al centro e mettiamo lo zucchero a velo, ma proprio poi ci potete mettere quello che vi pare, eh? Potete mettere i palline colorate, cose di cioccolato, quello che vi pare. Ok, probabilmente. Oh, eccola, la vedete. Eccoci qua. Vedete? Mo tocca fare l'assaggio. Mo mi devo sacrificare. Allora, forchettina, coltellino, vediamo un po'. Che se ne saranno 6 anni che non ne faccio una. Potevo mettere forse un pochino più di Nutella, ragazzi. Salite, venite da me. Sono loro, mi ricordo benissimo. Per chi non sa, noi parecchio tempo fa, 5-6 anni circa, avevamo un locale e di queste ne andavano veramente tante. Forse un po' di più, sì, effettivamente ce la potevo mettere. Però, siccome a me è troppo dolce, non è che mi piace, no? Mi piace il sapore della Nutella, ma non è. Andiamo un po'. Una coccarellina su quel bordino. C'è venuto? Buono. Scusate. Quindi, per chi pensava che per fare una crepe ci voleva una scienza a parte, avete visto, frullate, mischiate tutto un po' in frigo e poi quello che vi pare. Io ci ho messo la Nutella, ma ce la potete mettere in frutti del bosco, la marmellata. A maionese se vi piace. Quindi, dalla nostra cucina è tutto, da Cucinando per te pure, vedo fine a crepe, ne devo fare un altri 12-15, non lo so, quanti ne dopo. Un abbraccio, un saluto. Ultima cosa, regà, se vi iscrivete, cortesemente seguite. Cioè, se ti sei iscritto al canale, penso e presuppongo che a te ti interessi vedere i video di quel canale. Se mi devi fare un favore per l'iscrizione, il numeretto scritto lì a me. Non è per cattiveria, ti ringrazio, ma a me sei bagnate. State una mano, fate il fischio, finisce sto e vedo il video, ok? Alla prossima.